Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. L'Italia è un dato di fatto che sia 53esima nella classifica delle reti autostradali, 43esima per quanto riguarda quella ferroviaria, ed evidentemente questa carenza strutturale poi si riverbera sull'intero sistema economico. Da qui la nostra questa proposta di legge a cui noi abbiamo contribuito nella scorsa legislatura nella sua stesura e nella sua modifica, con tre punti per noi qualificanti e fondamentali, ovvero l'integrazione intermodale, una visione d'insieme, quindi una visione strategica, e uno sviluppo di implementazione delle reti logistiche. Tutto questo deve essere coniugato con un corretto rapporto tra il pianificatore nazionale, in quanto stiamo parlando di infrastrutture strategiche, e le comunità locali, tenendo presente dell'impatto che queste infrastrutture hanno sulle comunità locali e la conseguente necessaria attenzione che il pianificatore deve avere sulle esigenze delle gente che vi abitano, nonché anche su un corretto utilizzo dello strumento urbanistico. Questo perché? Perché il nostro è un paese vecchio, che fa sì che il nostro paese ancora oggi è, come dicevo prima, al fanalino di coda di tutte le classifiche di competitività, e così facendo non potrà che retrocedere invece di primeggiare come gli spetterebbe di diritto. Grazie. Dobbiamo guardare il futuro, e sicuramente un'infrastruttura come quella che oggi si propone, realisticamente parlando, con effettive benefici per il territorio stesso piemontese e valsusino, sicuramente potrà essere una mano sicura per gli anni a venire. Noi diamo massima solidarietà alla magistratura, noi siamo il movimento e il partito del fare, noi abbiamo un'ottica di visione molto lunga, perché c'è necessità di capire cosa avverrà alla fine del tunnel della crisi internazionale, ma ci deve essere anche la salvaguardia del futuro del paese, il futuro dei nostri figli, il futuro nostro stesso. Informati bene, scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano, in edicola e online lapadania.net.